non riesce a mandar giù. Il mare oggi è proprio un olio blu. Allora ci troviamo qui al Circolo Rarinantes di Napoli, caro Gianni, mi hai dato la linea, io me la prendo veramente con grande piacere, perché guarda, qui abbiamo un personaggio particolare, istituzionale, ma nello stesso momento di grande spessore. Signori, ho l'onore di presentarvi qui stamattina, perché ci sarà tra poco la nostra conferenza stampa, già siamo nel vivo della conferenza stampa, e al mio fianco chi ho? Guardate un po', ho il presidente del Circolo Rarinantes di Napoli, il dottor Giorgio Improda. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Posso darti una mano? Massimo, mi hai fatto questa presentazione. Sì. Allora, Circolo Rarinantes di Napoli, più di 100 anni di storia, a te la parola. 112 anni di storia che festeggeremo a settembre, con una festa che tu hai l'onere e l'onore di organizzare. Questa è una location splendida che si presta a tantissime cose, ma la nostra è una vocazione sportiva. Quest'anno probabilmente vinceremo, andremo nei playoff dopo tanti anni e probabilmente lotteremo per ritornare in A2 e poi speriamo in A1, voglio dire, si fanno piccoli passi, però la nostra ambizione è grande. Abbiamo fatto una serie di attività, di rilancio, e questo, ecco, è uno dei passi che ci consentiranno di andare avanti. Chiedo scusa, ma il cellulare è qui da sempre. Oltre al cellulare, che non ci sarà nella mini rassegna, noi ricordiamo che iniziamo questa attività di rilancio, questa dinamicità che diamo al Circolo Rarinantes, con una sorta di mini rassegna eventi d'estate che abbiamo intitolato e che inizierà il 27 maggio. Ci vuoi elencare un po' tutti gli eventi, oltre a tutti gli eventi culturali che noi promuoveremo, e già che stiamo in programmazione, li stiamo realizzando, insomma, man mano, avremo però degli eventi importanti di cui dobbiamo parlare. 27 maggio, 17 giugno, 23, 24 giugno, e in più avremo il 13 luglio. Sì, abbiamo innanzitutto tre grandi artisti della cultura partenopea che stanno sponsorizzando questa nostra attività di rilancio, e noi ne siamo veramente onorati, li ringrazieremo pubblicamente dopo. Inframmezzato in queste attività faremo tutta una serie di altri mini eventi, piccole cose rivolte al sociale, al culturale e soprattutto alla cultura dello sport. Infatti abbiamo una tre giorni che è denominata Festa del Mare, che prevede un torneo di livello nazionale di pallanuoto a mare. Si realizzerà qui nello specchio antistante il Borgo di Santa Lucia, e siamo veramente orgogliosi di promuovere questo. Chiaramente noi stiamo cavalcando un'onda, che è l'onda che viene dall'anno scorso, dall'evento Dolce Gabbana, che ci ha visti protagonisti qui, è stata una vetrina internazionale, per cui le onde si devono cavalcare, però poi bisogna evitare di caderci, quindi i passi sono piccoli, e per quest'anno faremo questo. Non abbiamo chiuso chiaramente con gli eventi della Festa del Mare, perché sennò uno si poteva tranquillamente dire che se chiudo a Margo tutti vanno, oppure stanno che pacchi dall'acqua. Ma questo è un'altra cosa, quindi abbiamo chiuso col 13 luglio che è l'evento con Peppe Odice, ma ricordiamo che ogni giovedì per soci e ospiti dei soci, le persone che vorranno gustare il panorama potranno venire qui a gustare anche un aperitivo. Tu hai fatto esattamente una puntualizzazione che è doverosa. Noi siamo un circolo privato, il nostro core è quello dello sport. Noi ci sosteniamo attraverso i contributi che ci danno i soci e i soci sostenitori e gli eventuali sponsor per la squadra. Naturalmente queste aperture che stiamo dando sono di tipo promozionale, noi non siamo locale né abbiamo ambizione di diventarlo. Dobbiamo promuovere il circolo per quello che era, per quello che è e per quello che sarà. E il nostro obiettivo è quello di aggregare sempre più persone della città di Napoli a che possano innamorarsi di questo posto e condividere la nostra stessa passione. Io penso che ha detto tutto, io da già ricerchio niente, no. Venite al Circolo Rarinantes, ci divertiamo insieme. Dunque, Napoli a colori, il mio viaggio attraverso la canzone napoletana, quella di ieri, quella di oggi, sempre con lo stesso entusiasmo, sempre con progetti nuovi, perché sicuramente sabato 27 maggio vi farò ascoltare un brano, una chicca che sta ancora per uscire, perché stiamo preparando il video, non voglio anticipare niente. Comunque io sono sempre in movimento, perché altrimenti poi mi annoio di fare questo mestiere, invece sempre novità, e questo mi mantiene viva. Poi comunque cantare alla Rarinantes, al circolo, con questo sfondo che è la nostra Napoli, il nostro golfo di Napoli, che è una scenografia naturale, per cui non vedo l'ora. Giulio Di Lieccio, uno spettacolo inusuale, dal teatro al circolo. Sì, mi sono molto. Io riprendo la stagione teatrale a ottobre, dove inauguro
la stagione aldiana col mio nuovo spettacolo, si chiama Cavalli di Ritorno. Però quest'estate, su invito del Circolo Rai Nantes, un circolo storico di Napoli, da quale manco poi da parecchi anni, ho detto di sì a questa serata evento del 17 giugno, è un sabato, e quindi sono molto felice di ritrovare questo circolo, degli amici, il presidente in proda, il mio amico Massimo Carrino, e quindi sarà un'occasione non solo per riabbracciare gli amici, ma anche per testare certi monologhi, certi elementi del nostro spettacolo. Mi saranno inediti. Beh, c'è una parte inedita e una parte, diciamo, di Cavalli di Ritorno, possiamo dire che... Poi sai, le serate al circolo sono caratterizzate anche da una buona dose di improvvisazione, insomma ci stanno andando i belli personaggi, ci sta uno poco che si faceva un bagno, allora stanno in costume asilo pomeriggio, hai voglia, hai tutti gli elementi, le barche, le imbarcazioni, le regate, insomma il panorama, c'è uno spettacolo unico. Quando si viene in questi posti si può improvvisare, perché lo scenario che ti offre il golfo è veramente immenso, quindi... mi aspetto una bella serata e sono oltretutto tranquillo anche per l'organizzazione affidata a Massimo Carrino. Di come avrà detto stampa qui della Rai Nantes per quanto riguarda questo bellissimo nuovo evento, dacci i numeri della manifestazione e le motivazioni. Sicuramente una splendida manifestazione voluta fortemente dal presidente in prota con il direttore artistico Massimo Carrino, grande scelta degli artisti, Monica Sarnelli, Gino Di Vieccio e Pepe Iorici sono tre garanzie nei singoli loro settori, musicale, teatrale e anche della comicità, veramente grandi nomi per un circolo prestigioso come il Circolo Rai Nantes. Beh, che dire, sono tutte scelte azzeccate, sicuramente ci sarà un grande seguito per questi tre spettacoli. Ci auguriamo che poi questa sia la prima di tante manifestazioni che qui al Circolo Rai Nantes organizzeranno.